Se mi abbasso, il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso Salty Springs per tentare la sfida di oggi, che se mi accovaccio il video finisce. Ora questo tipo non ha capito che per colpa sua, cioè io devo veramente fare sta cosa, e mi dispiace bro, funziona così. Comunque... allora, vediamo un attimo ragazzi come ce la caviamo. Questa sfida non è facilissima perché non ha covarciarsi. Diciamo che è tipo l'anti-Fortnite. Ok, partiamo da questo presupposto. Io proverò a fare del mio meglio ragazzi, vediamo. Comunque, credo ragazzi, permettetemelo, che in questo video farò dei tagli, perché nell'ultimo video non ho fatto dei tagli. Ho voluto mostrare tutta la partita dall'inizio alla fine, solo velocizzando. E ragazzi, è venuta una partita di 15 minuti. Cioè, un video veramente che credo sia troppo lungo. Ok che non devo fare video da 2 minuti, però cavolo, è veramente troppo, dai, su 15, quindi credo che taglierò. Perdonatemelo e fidatevi ragazzi, perché lo sapete, io se perdo una challenge mi va ovviamente di mostrarvelo, è divertente se la perdo, quindi no. Che sarei felice di sostituire così. Facciamo così, dai. Peccato per la mitraglietta, però era una mitraglietta comune. Ok, perfetto, grazie Fortnite. Grazie di rendere le mie scelte sempre coerenti e intelligenti. Va bene, allora dovrei poter andare lì. Quindi, vediamo un attimo. Che cosa infame. Veramente che cosa infame. No. Io se faccio questa cosa è semplicemente inutile, e vi spiego subito perché. È inutile che faccio questa cosa perché tanto la mia rosa è ridicola. E vabbè, ciao frate. Ah, che persona simpatica che sei, non ti vedi? No, devo avvicinarmi per forza alla vecchia maniera. Ok, mi spari con lanciarazzi, che fai? No, rientri. Perché rientri? Cavolo, il problema è che lui con lanciarazzi è un brutto problema. Ok, a posto, c'è il lanciarazzi oro. Capisco il suo spamming, non lo condivido, ma lo capisco. Ok, sta un tizio là e vorrei raggiungerlo, quindi. No, m'ha visto. Vabbè, facciamo che io mi avvicino con la massima tranquillità da questa parte. Calmi. Esatto. Non posso sfondare perché se sfondo ovviamente comincio a sentirmi. Il fatto che non posso neanche accovacciarmi, devo fare per forza rumore. Vabbè, ma m'ha visto, cioè. Ah, cavolo. È caduto? Perché è caduto? Come ha fatto a cadere sto tipo? Bro. Bro, ma che cazzo? Bro, ma perché? Ah, vabbè, va, lasciamo stare che aveva un buonissimo loot. Però dico, perché? Cioè, non ho capito perché questa scelta di mosse è un po'... Vabbè, not my business. Grazie comunque per la tua kill. Credo che sia stato una delle poche persone sulla faccia della terra che si sia fatta prendere una struttura da me. Cavolo, ce ne vuole. Però ok, va bene, buon per lui. Cioè, buon per me, eh. Per lui non proprio. Eh sì, ragazzi, ci sta. Ci sta. Si stanno sparando. Non lo so, che dite? Cioè, non potete dirmelo, lo so bene. Però ho capito quello che intendo. Ah, sta un tizio là. Dai, veloce. Ne vale la pena perché ragazzi aveva bella roba. Aveva praticamente il mio inventario potenziato. Quindi, veloce. Ok, grazie. Tu quanti ne hai di questa? Una. Non posso neanche accovacciarmi. Che fastidio, che ansia. Dai. Ah, ma no, la safe è da loro, non è vero. Ho visto proprio male. La safe era da loro, cioè è da loro. Ah, che noia. Vabbè. No, ok, la safe non è da loro. Sì, comunque la mia previsione, o meglio la mia deduzione, non lo so come chiamarla, non era proprio sbagliata. Però sicuramente non
Ma ragazzi, perché non mi ha costruito però? Che cavolo ha fatto? Perché non mi ha costruito? Ragazzi, non mi ha costruito. Non sto a scherzare, non mi ha costruito. Non mi ha costruito le scala, perché? Perché questa cosa malsana, brother? Perché questa cosa malsana? Cavolo, pericolosissimo, pericolosissimo. Meno male che poi dopo sono riuscito a dargli molto fastidio. No, raga, non lo voglio prendere, sincero. Cioè, lo so, veramente. Non so che dirvi, ragazzi, ma io non ce la faccio. Non riesco a utilizzare più lo spazio a colpo singolo. Ma 10 volte il tac non fa nulla. Ok, vediamo. Ah, come posso intromettermi bene? Come posso intromettermi bene? Bello, 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 sì. Una kill, ti prego, ti prego, ti prego. Questo però c'ha ancora tutto lo scudo, ragazzi. Questo secondo me era forte. Ok, era, perché appunto l'ho eliminato. Mamma mia, ragazzi, 8 kill. Non facevo 8 kill a questo punto del game da... Troppo tempo, mamma mia, panico, ho sentito un tipo. Tutti zitti. Sono due pozze grandi. Vabbè, preferisco lo sparabende. Ragazzi, questa cosa non mi sta piacendo però, eh. Questa cosa non mi sta piacendo, io ve lo dico. Situazione un po' particolare questa. Allora, andiamo in safe, non perdiamo altro tempo. Ragazzi, credo che ora taglio. Ora posso farlo, quindi tranquilli ragazzi, lo sapete. Se c'è bisogno di farvi vedere qualcosa, ve lo faccio vedere. Sì, perché ragazzi, probabilmente vi dico subito che è successo. Si stavano prendendo entrambi l'approvvigionamento. Immagino sia per questo. Quindi stanno fightando due persone, stiamo attenti. Vediamo. Come potete vedere, infatti, sì. Che pare, ragazzi, sparo, non sparo, sparo, non sparo, sparo. Uno gli ho fatto 34, e l'altro l'ho fatto cadere. Non posso abbassarmi, che fastidio ragazzi, mamma mia, non posso fare la stupidata ora di abbassarmi, non lo accetterei per nessun motivo al mondo, quindi siamo attenti. E tra l'altro ragazzi, posso abbassarmi, cioè il comando, io non l'ho disattivato ora, quindi è un po' un casino. Dai, e su, vuoi fightare, che state a fare? Cavolo ragazzi, vorrei intromettermi, ma finché non fightano loro, sinceramente, nessuno mi dice di doverlo fare. Ok, si sono eliminati. Trap? Quella trap? Sì, io immagino proprio di sì. Perché da questa distanza la trap non potevo sentirla. Allora, aspettate un attimo, Mi sfondi la scala, mon frère, che fai? Uah, lo sapevo, me lo sono chiamato, ragazzi. Oppure si sta curando. Cosa pure molto probabile, dai. Vabbè, fa niente ragazzi, andiamo. Ti faccio solo spreco di materiali. No, ci sta ancora. Fatemi un piacere. A 200 di vita o 150? Io le vado giusto 49. Non lo so, ragazzi. Però sto stile il gioco è molto strano,
però gli è andata male. Ah, l'ha sniperato finalmente, ok. La situazione non è proprio bella, se devo dire. Cavolo, che brutta situazione, siamo accerchiati, ragazzi. Con la safe di fronte. Il problema è che sto a finire i materiali, e quello è il problema che mi... diciamo, dà maggiormente fastidio. Cavolo, questa corrente mi ha bloccato proprio. Vabbè, sono morto, raga. Posso passare, ma siete seri? Dammi sti cavolo di scudini. Cioè, ragazzi, ma seriamente? Ma seriamente? Ma state scherzando? Ok, e mi sa che dobbiamo restare così. Siamo in due. Allora, ragazzi, io posso fare la battaglia di resistenza, ok? Me la posso permettere. Solo che sta un tizio da qui che uscirà sicuramente. E infatti, ok. Diciamo che diciamo è una situazione un po' particolare, perché questo di sopra, ok, fortunatamente mi sta ignorando, almeno per ora. Io devo necessariamente però andare avanti, ti prego ignorami, ti prego dimmi che non mi hai visto. Hai fatto il giro dall'altro lato, su. Io, ragazzi, se riesco, faccio la battaglia di resistenza con lo sparabende, la posso tranquillamente fare, cioè per me non è un problema, cavolo, che panico. Perché ho pochi materiali, è la cosa che mi conviene più fare, sinceramente, capite? Wow, guys, andata, andata, let's go, guys, che panico, sta finendo malissimo, ma ci siamo riusciti, GG per noi, bella così, ragazzi, quindi fatta la partita, se mi abbasso il video finisce, grandi così, vinta.